Questi sì, questi sono i pronostici di Serie A. Seconda giornata di ritorno di Serie A. Ma ragazzi, ci sono dei big match esagerati, tipo Parma Spalla su tutti. Ah no, Bologna Frosinone infatti, come match di cartello. Sassuolo Cagliari. E a parte gli scherzi, ragazzi miei, ci stanno due bei big match. Uno è Milan-Napoli e l'altro è la Juventus. Di conseguenza diamo immediatamente via alla sigla e ci vediamo perché a poco. Vi diciamo quello che ne pensiamo noi di queste partite e come finiranno secondo noi. Dai, va bene? Ormai proprio una smucinatina rapida. Sì, smucinatina. Oh, de cazzo. Ciao. Sta venita a vomitare. Oh, mamma mia, per l'odore che hai sentito. Effettivamente un po' fermentato. Bella sì. A tutti da noi, entrambi. Siamo tornati con questo nuovo video. Partiamo dalla prima partita di questa seconda giornata del girone di ritorno di Serie A, che è Sassuolo-Cagliari. Ok, Sassuolo-Cagliari, che è una partita abbastanza equilibrata. Sassuolo che ha pareggiato l'ultima con l'Inter, e il Cagliari non mi ricordo che ha fatto, perché al momento mi sfugge. Pavo gol. Che ha fatto, ha pareggiato. Allora, l'Empoli ha giocato. Sai che mi stai veramente a far venire i dubbi? Non ce l'avevo i dubbi prima di sto video, te lo dico immediatamente. Mi sembra che ha pareggiato. Perché? Ha fatto 2-2 con l'Empoli. Papo gol, insomma. 2-2 con l'Empoli. Questo segniamocelo perché magari guardiamo. Può essere utile, esatto. Secondo e scrotta. Io ho appena cenato. Non ce la faccio più. Va bene. E quindi? E secondo me, proprio perché vengono entrambe da un pareggio e gnazzicano, come si dice dalle parti nostre ogni tanto, cioè nel senso inciampano in qualche ostacolo, penso che possano aprirsi un po' le difese e quindi un gol da una parte e dall'altra possa uscire fuori. 12° Sassuolo 26, 13° Cagliari a 21, cioè un meno 5. Meno 5. Forse il fattore casa potrebbe fare la differenza, ma secondo me potrebbe passare a vantaggio al Sassuolo. Ma zitto zitto, il Cagliari secondo me ha le carte in regola / in tavola per buttare almeno una palla in rete. Sì. Indi per cui vi diciamo un gol, almeno un gol per il Cagliari e almeno un gol per il Sassuolo. Quindi entrambe le squadre che la buttano dentro almeno una volta. Credo che ci sta. Potrebbe starci. E fu così che vinse 3-0 l'una o l'altra. Comunque 3 minuti di video abbiamo fatto una come partita. Sempre poi quindi le ultime 5 dobbiamo un attimo accelerare. Sampdoria-Udinese. Secondo me c'è ben poco da commentare, perché l'Udinese ha perso in casa l'ultima, se non mi ricordo male. Allora, la Sampdoria ha fatto 3-3 con la Fiorentina, un rocambolesco 3-3. E l'Udinese 1-2 col Parma. Quindi Udinese che la vedo abbastanza male, e la Sampdoria abbastanza favorita, proprio perché gioca anche in casa. Quindi secondo me vittoria, non dico facile, ma vittoria della Sampdoria. Secondo me di misura, però sono d'accordo vittoria con della te Sampdoria. Nel dire che probabilmente la Sampdoria se la porterà a casa. Esatto. Primo big match di giornata, Milan-Napoli. Nuovo acquisto, Christoph Piontek dovrebbe giocare col 19. Sì. No, sì, perché sì. Noi sul pronostico, non so se lo avrò, no, non lo avrò già pubblicato. Vabbè, abbiamo lo fatto il pronostico voi. Gameplay. Gli abbiamo con messo altro un altro numero. Noi gli abbiamo dato il 9 per vabbè. Scaramanzia, perché io ce l'ho al fantacalcio. E va bene. E va bene, comunque Milan che è al quarto posto e che è reduce dall'ultima vittoria contro il Genoa 0-2 sì. E Napoli ancora meglio, perché ha vinto 2-1 contro la Lazio. 2-1 contro la Lazio, una partita molto molto difficile. Gioca in casa il Milan. Gioca in casa il Milan, appunto. La vedo difficile orientarsi verso un, come ti posso dire, una vittoria per l'uno o per l'altra. Bravissimo. O un pareggio. O un pareggio, proprio questo volevo dire. Se la buttano dentro a se vicenda. Se la buttano dentro a vicenda, perché il Milan giocando in casa penso che una possibilità di far gol ce l'abbia. E il Napoli si commenta da sé, quindi un gol probabilmente lo fa. Potrebbe essere una sfida tra punte polacche. Esordio Arkadiusz di Piontek e Arkadiusz Milik. Milik in una forma strepitosa, calci di punizione, una cosa e un'altra. Proprio e Piontek che vorrà fare bene. Vorrà dimostrare di essere un giocatore da Milan. Quindi secondo me almeno un gol per entrambe. Ci chi lo stare. Sa, segneranno proprio. Per il fantacalcio mio sarebbe perfetto. Da una parte Milik e da una parte Piontek.
Chievo Fiorentina abbastanza easy. Attenzione però a questa partita, attenzione, perché il Chievo Verona zitto ogni anche tanto, se ha perso 3-0 con la Juventus, dimostra comunque di giocarci, di giocare, di provarci, esatto, scusatemi, esatto. Però la Fiorentina che attualmente, visto anche il 3-3 con la Sampdoria, insomma, bel gioco, una cosa e un'altra, secondo me se la potrebbe anche portare a casa. Io non sono così sicuro che la Fiorentina possa portarsela a casa. E potrebbe anche uscire un pareggino. Quindi o pareggiano o vittoria. Vince la Fiorentina. Io diciamo che propendo più per la vittoria secca della Fiorentina. Ok. Però ragazzi, Chievo Verona in casa, questi non hanno più niente da perdere. Chi lo sa, magari imbeccano quella partita giusta e potrebbero strappare un pareggio. Esatto. Difficilmente vinceranno con la Fiorentina. Atalanta-Roma. Allora, andiamo a riguardare che ha fatto Atalanta 5-0. Ha vinto 0-5 col Frosinone. A Roma l'ho detto già nello scorso video dei pronostici. Atalanta, che secondo me adesso come adesso la ferma forse la Juventus. Nessun'altra la può contrastare. Però questo va contro contro il nostro tifo, cazzo. Sì, ci va contro. E secondo me una cosa quasi certa può essere che l'Atalanta un gol lo fa, questa è la cosa quasi certa. La Roma ormai subisce un gol a partita sicuro. E la Roma forse non starà a guardare perché proprio in uno stato pessimo di forma non ci sta. Quindi probabilmente un gol lo può fare. Cazzo, su. Ok, okay, quindi un gol da entrambe le parti. Sì. Questa è il big match in assoluto di giornata. Per eccellenza. Ma se il Bologna non batte il Frosinone, sono cazzi amari per loro. Sì, assolutamente. Perché Frosinone, vabbè, sta veramente con una scarpa e una ciabatta. Sempre come si dice dalle parti nostre. Non sta affrontando un buon periodo. E il Bologna, 10 altrettanto. Punti penultimo, terz'ultimo il Bologna, 14 punti. Quindi tra tutte e due stanno messe veramente una ciofeca. Però vedo, bene, purtroppo. Vedo leggermente più favorito il Frosinone. Il Bologna, guarda che vince veramente il Frosinone. Secondo me, ragazzi miei, alla fine il Bologna se la deve portare a casa, perché se arriva anche un pareggio e dovesse vincere l'Empoli, dovesse vincere la Spal, dovesse vincere l'Udinese, ciao core, se cominciano ad allontanare troppo. Di conseguenza, noi diciamo vittoria del Bologna, poi vediamo quello che succederà. Parma-Spal, andiamo molto rapidamente. Parma-Spal, io vedo una vittoria dal Parma. Secondo me sì. In casa, con Gervinho e... Non sottovalutate la Spal, però in casa, con Gervinho, con le ripartenze, magari anche con qualche fase di impostazione in più, perché il Parma è abituato a ripartire in contropiede anche con lanci, perché sì, Gervinho sì, quello carità. Fa. Però magari in casa con la Spal può permettersi sicuramente anche il lusso di impostare e di trovare lo spazio più adeguato per andare ad insinuarsi a rete. Quindi, esatto. Vittoria per vittoria il Parma, secondo noi, andiamo a Torino-Inter. Torino-Inter che vede il Torino sconfitto 3-2 nell'ultima proprio contro di noi, contro la Roma. Quello stava riguardando bene. E l'Inter invece un po' deludente 0-0 contro il Sassuolo in casa a Milano. Però gioca in casa il Torino in questo caso. Gioca in casa il Torino. Torino che con la Roma ha fatto una buona prestazione, ha nessuno può negarlo. Buona prestazione. Un'ottima prestazione. Inter che però non può permettersi un altro passo falso, perché altrimenti potrebbero riagganciare il treno le inseguitrici, specialmente dal quarto posto. Milano a 34, Inter a 40. Esatto. Quindi, sotto Roma 33, Lazio 32, Lazio 32, 31, Atalanta 30, e 30 Sampdoria. Quindi insomma, io vedo secondo noi l'Inter favorita, leggermente favorita, non del tutto. Okay. Penso che un pareggio possa anche uscire, quindi o un pareggio o una vittoria dell'Inter. Ok. Vabbè, senza infamia, senza lode, andiamo a Lazio-Juventus. Che vedo ben poco da discutere. La non... Juventus attualmente, ragazzi, cioè, a meno che la Lazio non faccia una partita stratosferica, esatto, e qualcosa di miracoloso. Cosa che non è improbabile, però non è improbabile, non è, perché comunque gioca pure in casa. C'ho sonno. Ho appena cenato. Non prolungare il video. Quindi non mi scassare le palle. Vince la Juventus. Te le sto scassando io le palle. Anche secondo me vincerà la Juventus. E andiamo all'ultima partita del giorno. Empoli-Genoa. Me l'ero già scordata perché la vedi? Ti dico la classifica. Allora, sì, dimmi la classifica. Che Empoli, che abbiamo detto prima, pareggio contro e il Genoa ha perso con il Milan. Allora, sono in una situazione di classifica un po' complessa entrambe, perché l'Empoli ha 17 e il Genoa è a 20. Genoa che ha perso definitivamente Piontek. Ecco.
potrebbe, se parla di altri giocatori, non lo so, a me comunque giocherà, non so se cambieranno modulo, quello che fa Pandev giocherà sicuramente. Sicuramente. Io ti dico che vedo comunque favorito il Genoa, nonostante giochi in casa l'Empoli, e anche se non c'è Piontek, secondo me potrebbero metterci quel qualcosina in più a livello qualitativo che potrebbe consentirgli, non dico di vincere, ma magari di strappare almeno un pareggio. Può darsi, può darsi. Che dici? Ci può stare. Secondo te va bene? Ok. Ci può stare. La chiudiamo qui? La chiudiamo. Ma c'hai sonno? No, che si vede. No, non parli, non lo so, io sembri morto. Che cammina, no, che cammina, manco che cammina, che sta che fermo. Che sta fermo, sì, sì, ce la faccio. Lasciate un bel mi piace su questo video, arriveranno tanti nuovi contenuti sul mondo del calcio. Commentate col vostro parere, come finiranno secondo voi queste partite. Condividete, iscrivetevi al nostro canale, seguiteci su Instagram e Telegram, lasciamo tutto in descrizione, di modo che scoprirete sempre i nostri nuovi contenuti. Avete visto sti giorni YouTube? Mamma con le tweet? Mia. Una rottura di coglioni esagerata. Una vera merda. Quindi ragazzi, ci vediamo alla prossima. Ciao. Ciao.